Torna il Festival dei Baskers a Faenza. Gli artisti di strada per la Croce Rossa Italiana che si esibiranno il 10 e 11 settembre in centro, con importanti novità rispetto all'edizione dell'anno scorso. Il festival aprirà con la Festa dello Sport, organizzata dal Comune di Faenza, e ospiterà domenica mattina in Piazza del Popolo il raduno d'auto d'epoca della Citroën. L'edizione precedente ci ha portato uno spunto importante per quello che è la possibilità di crescita. L'evento dell'anno scorso è stato un trampolino di lancio. Abbiamo visto che la partecipazione è stata molto forte nonostante il maltempo e naturalmente questo ci ha portato a realizzare un'edizione del 2016 ancora più innovativa, cambiando gli artisti perché abbiamo voglia di dare del cambiamento e dell'area di novità. E facendo tesoro delle opere che comunque dei questionari di gradimento che ci hanno portato la gente. E quindi questa edizione ci ha portato ad avere un ampliamento degli artisti, siamo passati da 11 a 16, con anche una zona chiamata zona off, dove gli artisti potranno, naturalmente essendosi prenotati o la mattina del giorno dell'evento o comunque in anticipo, portando comunque il loro contributo nell'evento. Sono anche aumentati i luoghi di ristoro, visto che anche quella era stata una criticità di questa edizione. Okay. Gli obiettivi di questa edizione, partendo da una importante raccolta fondi, che è appunto uno scopo importante. Sì, ci piace sempre ricordare che l'edizione del 2015 è nata appunto intanto dall'idea di portare qualcosa di nuovo nella nostra città, ma anche per aiutare la Croce Rossa di Faenza a portare un contributo per l'acquisto di un mezzo per il trasporto di persone diversamente abili. Anche il 2016 ci impegniamo in questo evento perché abbiamo bisogno di questo mezzo e sappiamo sicuramente che le persone che ci vogliono donare anche una piccola monetina, sicuramente vedendo un qualcosa di concreto lo faranno sicuramente più volentieri che non generalizzando in una raccolta fondi generica.